La vita lavorativa nel Medioevo. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Spesso si attribuiscono al periodo medievale concetti legati all'arretratezza e alla negatività, utilizzando la definizione illuminista dei secoli bui. Questa rappresentazione denigratoria e mistificante non tiene conto dell'eredità lasciata al mondo durante il Medioevo in Europa. La rinascita dopo l'Impero Romano, gli scontri tra regni e comunità, la conservazione dei classici nei monasteri, lo sviluppo di una spiritualità straordinaria, le belle arti e la teologia, solo per citarne alcuni. C'è un aspetto spesso trascurato che riguarda la vita quotidiana delle persone comuni. Nel Medioevo, a differenza del presente, si lavorava meno durante il giorno e nell'arco dell'anno, con più tempo libero e ferie. Juliette Scorr, economista e sociologa americana esperta nell'analisi dell'orario lavorativo, delle dinamiche familiari, del consumismo e altri argomenti, ha evidenziato questo punto nel suo libro The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure. Scorr smaschera il mito che il capitalismo abbia ridotto la fatica umana, confrontando le ore lavorative moderne con quelle del XIX secolo e del passato. Lavorare nel Medioevo non significava essere schiavi di un lavoro opprimente come spesso si immagina. Gli impieghi non assorbivano tutto il tempo libero come avviene oggi, non riducevano le ferie in proporzione allo sforzo e non impedivano di concedersi svaghi, viaggi e altro ancora. Scorr cita il vescovo di Durham James Pilkington come esempio di questa libertà. Egli descriveva come i lavoratori medievaleggiassero una routine meno intensa, con pause e tempo libero incluso nel loro quotidiano. La vita procedeva a un ritmo più lento e rilassato, con meno ricchezza materiale, ma con più tempo da dedicare a se stessi e alla famiglia. Il sistema capitalista, se da un lato ha portato innovazione e ricchezza, ha anche sottratto alle persone il loro tempo di vita. Nel Medioevo, un lavoratore non solo dedicava meno ore al lavoro, fra 6 e 8 al giorno, ma aveva anche più pause per garantire un riposo adeguato e riprendere l'attività lavorativa in modo efficace. Questa condizione è in netto contrasto, ad esempio, con quella degli impiegati di Amazon, che spesso hanno restrizioni anche per andare in bagno durante il turno. Il confronto diventa ancor più impietoso considerando le ferie annuali. Nel Medioevo, grazie anche alle numerose festività indette dalla Chiesa Cattolica, le vacanze si estendevano per mesi, a differenza delle 2 settimane di ferie tipiche per molti lavoratori odierni, escluse le festività ufficiali. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.